Si può procedere all'interrogatorio dell'imputato Calò Giuseppe. E allora, senta Calò, lei deve rispondere di 137 imputazioni, nelle quali 64 omicidi, vari tentati omicidi, quindi le faccio un elenco degli omicidi, poi vedremo perché, lei mi dirà. Omicidio in persona di Cristina Giuseppe, e per ogni omicidio c'è anche i correlativi, ci sono anche i correlativi reati di detenzione e porto illegale di armi, che sono generalmente armi comuni, ma talvolta anche armi da guerra, laddove sono stati adoperati i Kalashnikov. Poi dell'omicidio del dottor Boris Giuliano, di Ferdico o Ferdico Vittorio, del capitano Basile Emanuele come mandante, poi vedremo perché, omicidio in danno di Sirchia Giuseppe e Gambino Giacomo, omicidio proprio aggravato di Bontate Stefano del 23 aprile 1981, omicidio in danno di Inserillo Salvatore 11 maggio 1981, triplice omicidio di Teresi Girolamo, di Franco Giuseppe, Federico Salvatore e di Federico Angelo, omicidio di D'Agostino Emanuele, omicidio di Donato Francesco del 9 giugno 1981, omicidio di Severino Vincenzo e Salvatore in Palermo anteriormente al 28 maggio 1981, omicidio di Gnoffo Ignazio 15 giugno 1981, omicidio di Fazio Giovanni 9 agosto 1981, omicidio di Pecorella Stefano e Inserillo Giuseppe nella prima metà del mese di agosto del 1981, omicidio di Badalamenti Antonino, omicidio di Gallina Stefano, omicidio di Patricola Francesco 2 ottobre 1981, omicidio di Mandala Pietro 3 ottobre 1981, omicidio di Mazzola Emanuele 5 ottobre 1981, omicidio di Mafara Giovanni 14 ottobre 1981, omicidio di Mafra Francesco e Grado Antonino 14 ottobre 1981, omicidio di Gregorio Salvatore, omicidio di Teresi Paolo 8 gennaio 1982, omicidio di Enna Michele 8 gennaio 1982, omicidio di Grado Antonino, omicidio di Fresco Giovanni 9 gennaio 1982, omicidio di D'Agostino Ignazio 11 gennaio 1982, omicidio di Marchese Pietro del 25 febbraio 1982, omicidio di Fresco Francesco 12 marzo 1982, omicidio di Mandala Francesco 15 aprile 1982, omicidio di Spitaleri Salvatore 15 aprile 1982, omicidio di Romano Pietro in Baranzate di Vollate 15 marzo 1982, omicidio di Spica Antonino Milano 15 aprile 1982, omicidio di Corsino Salvatore 17 aprile 1982, omicidi di Franzolin Silvano, Raiti Salvatore, di Berna Luigi, Ferlito Alfio e di Lavore Giuseppe 16 giugno 1982, omicidio di Greco Salvatore, omicidio di Cina Giacomo, di Giaccone Paolo 11 agosto 1982, omicidi dalla Chiesa, Carlo Alberto e Setti Carraro Emanuele e Russo Domenico, 3 settembre 1982 e il 15 settembre 1982 relativamente al Russo. Omicidi di Buscetta Benedetto e Antonino, 11 settembre 1982. Omicidio di Calogero Zucchetto, 14 novembre 1982. Omicidio di Genova Giuseppe, d'amico Antonino e d'amico Orazio, 26 dicembre 1982, omicidio di Ficano Gaspare e Michele 26 dicembre 1982, omicidio di Amodeo Paolo 27 dicembre 1982, omicidio di Buscetto Benedetto e Vincenzo 29 dicembre 1982, omicidio di Benfante Giovanni, omicidio di Bellini Calogero 16 marzo 1983, omicidio di Amodeo Giovanni, di Pesco Vincenzo, 17 marzo 1983, di Badalamenti Silvio, in Marsala il 2 giugno 1983,
e l'omicidio di Sorge Antonino Carlo e gli omicidi di Sorge Antonino Carlo e Francesco 12 aprile e 5 giugno 1983. Inoltre, oltre ai reati di cui ho parlato connessi, lei è chiamato a discolparsi su soppressione di cadavere di Mafra Francesco e Grado Antonino, sequestro di persona in danno di Rugnetta Antonino, furto di auto sottratta a Zaccone Angelo, sequestro di persona in danno di Di Gregorio Salvatore, soppressione di cadavere del Di Gregorio Salvatore, tentato omicidio di Campora Domenico, soppressione di cadavere di Spica Antonino, introduzione nello stato di armi da guerra relativamente a quegli omicidi nei quali sono stati adoperate delle armi da guerra, furto di autovettura Alfetta 2000 di Alta BMW sottratta a Cillari Giovanni e Nicolosi Michele il 28 dicembre 1981, danneggiamento seguito da incendio delle predette autovetture, contraffazione della targa della BMW di cui sopra, tentato omicidio in danno di Greco Angela e Greco Giuseppe, furto di autovettura Fiat 132, di auto BMW e di una moto Suzuki sottratte a Camporazio, Verde Giusto e Pazzaglia Umberto, danneggiamento seguito da incendio delle predette autovetture, contraffazione delle targhe delle predette, sequestro di persone in danno di Buscetta Benedetto e Antonio, occultamento di cadaveri di Buscetta Benedetto e Antonino, minaccia grave in danno del dottor Boris Giuliano 29 aprile 1979, idem in danno del dottor Contrada Bruno, tentato omicidio in danno di Muscenti Silvana, e credo di avere esaurito l'elenco. Di questi delitti è imputato non come autore materiale, ma come facente parte dell'associazione Cosa Nostra, e particolarmente, secondo le preparazioni del coimputato Buscetta, l'associazione Cosa Nostra sarebbe un'associazione a carattere piramidale, nella quale per ogni famiglia in cui si articolerebbe questa associazione, secondo le affermazioni del Buscetta, vi sarebbe un capo, un sottocapo, e per quelle che hanno un certo numero di aderenti nelle famiglie, anche di capi decina. Il capo viene detto anche rappresentante, verrebbe detto anche rappresentante della famiglia, e nel caso lei sarebbe rappresentante della famiglia di Porta Nuova, nella quale farebbe parte o faceva parte anche il Buscetta. E come tale, secondo le preparazioni del Buscetta, nessun omicidio potesse essere commesso nel territorio della famiglia e neanche senza che ne venga a conoscenza il rappresentante della famiglia stessa e senza che la commissione, specialmente per le persone di una certa importanza, non ne prenda conoscenza e non approvi nella sua interezza. Quindi io le ho spiegato, già è stato contestato dal giudice istruttore, ma per maggiore chiarezza ho voluto fare il quadro. Se lei intende rispondere, desidererei che prima dell'interrogatorio che lei ha reso e che eventualmente poi le chiederemo se lei lo conferma, mi dicesse qualche cosa su queste affermazioni del Buscetta, come impostazione di carattere generale sull'esistenza di questa associazione particolare denominata Cosa Nostra, come avviene in America, e sulla struttura gerarchico-piramidale della stessa. Posso rispondere? Bene, senz'altro. Senta, io confermo le dichiarazioni che ho fatto al giudice istruttore. Avrei altro da dire a chi mi accusa, cioè a Buscetta. Sì, ma lei vuole rispondere a questa domanda mia? Io non so di che cosa stia parlando, perché questo io sconosco tutto quello che lei mi sta dicendo, cioè non ha nessuna di questa associazione Cosa Nostra chiamata Cosa, sconosco tutto. Allora lei contesta l'esistenza, certo, di questa associazione di cui non conosce alcunché. Con niente. Sì. Allora, siccome se c'è Buscetta o Contordo che mi accusano di qualche cosa, di qualche reato, io desidero che lei mi facesse fare un confronto sia con Buscetta che con Contordo, perché sì, avrei altro da dire, non perché non voglio parlare adesso. No, è il suo diritto. Purtroppo, guardi,
Aspetta un attimo, allora... O avrei qualcosa poi da dire? Se sì, sì, no, no, ancora non siamo appena al principio. Contestato all'imputato che secondo che le imputazioni di cui gli è stato dato dettagliato elenco si ricollegano alle propalazioni accusatorie di Tommaso Buscetta in massima parte ed anche del coimputato Salvatore Contorno. Più particolarmente il Presidente chiede all'imputato personalmente con licenza a nome mio. Verso che anno fu? 60-63, signor Presidente. Sì. Verso gli anni 60, sì. Nei primi degli anni 60. Credo che sia stato nel 60, inizio 60, fine aprile 63, perché poi mi denunziarono e ho dovuto vendere. Poi c'è quel processo di Catanzaro, 63, sì. Un bar che gestì personalmente. Contemporaneamente acquistai una pompa di benzina. No, ho avuto in gestione, no, acquistai. Ebbi in gestione una pompa di benzina. In via Guglielmo il Buono, ancora esiste, ma non è più mia. In questa via Guglielmo il Buono. In società con Maggiolini Salvatore. In società con tale... Questo posso documentarlo perché fortunatamente c'è ancora una copia di questa società. Sì, come si chiama? Questo Mazzolini? Maggiolini. Maggiolini. Salvatore. Salvatore. Nel 1963 poi arrestato. Nel 63 sono stato denunciato, sono stato un po' 3 mesi, 4 mesi latitante, poi mi hanno arrestato in casa di mia madre. Poi arrestato e processato a Catanzaro e condannato a 5 anni e mezzo di reclusione. Condannato in primo grado. Lei così mi ha detto, 5 anni e mezzo. No, 5 anni e mezzo io ho fatto di carcere. Cioè, carcere preventivo. È condannato in primo grado, in secondo grado non fu condannato? No, assolto. Sì, fu assolto per insufficienza di prova. È condannato in primo grado. 6 anni, pare che aveva. Anche se fui assolto. 6 anni, pare che aveva detto. 6 anni, sì. No, lui ha detto 5 anni e mezzo. No, condannato in primo grado a 6 anni, poi in secondo grado assolto per... Comunque complessivamente grado, ha fatto 5 anni e mezzo di carcerazione. In primo grado siamo stati tutti quasi condannati, poi in secondo grado tutti assolti, perché purtroppo è stato una... Sì, così è andato. Poi c'è stato a Catanzaro, è condannato in primo grado anche se fui assolto. Anche se fui assolto in secondo grado per insufficienza di prova. Sì, sì. Complessivamente... Feci 5 anni e mezzo di reclusione. Ingiustamente, signor Presidente. Di carcerazione. Oh, allora si innesta, dopo che lei, questo dell'episodio della macelleria di Francesco Scrima, di cui mi ha detto che un suo zio era... Sì, fratello di mia madre, che viveva a casa... Questo, il quale le cedette questa... Sì, questo zio mio... Cedette come? Mi scusi, signor Presidente, questo zio mio era scapolo. Ha vissuto sempre a casa nostra, è come un secondo padre per noi, era sia lui che una sorella, che vive ancora in casa di mia sorella. E l'ha già detto gratuitamente o... Quando io sono uscito di Catanzaro, lui dice io devo cedere questa macelleria, preferisco che tu ti metti qui, lavori qui... così non hai bisogno e me l'ha dato così senza no, e questo volevo sapere. Vabbè, senza neanche un soldo di buon dunque sì, quando ritornai in libertà un mio zio materno Francesco Scriva non era mestiere mio però purtroppo dovevo fare qualcosa mi cedette una macelleria che cominciò lei a gestire personalmente? Mia moglie intestataria e mia moglie come licenza, perché io non potevo più ottenerla. Che intestata mia moglie come licenza? Ma ci stavo io in macelleria, anche se non ero del... Fu gestito da me. Sì, con un impiegato, perché io non era il mio mestiere. Con un impiegato per non essere del mestiere, per non essere io del mestiere. Fu gestito da me? Gestito da me, con un impiegato per non essere io del mestiere. Successivamente, io le sto chiedendo, lei ha ceduto la pompa di benzina, cioè la sua compartecipazione? In quel periodo sì, ho ceduto perché non potevo fare 2 attività, signor Presidente. Successivamente cedetti la pompa di benzina e col ricavato circa 6 milioni. No, 6 milioni. 6 milioni.
ecco, ricavato 6 milioni. Scusi, Presidente. E chi l'ha ceduta? Perché ha fatto il nome. Sì, l'ho lasciato sempre al vecchio socio allo mio. Allo stesso Maggiolini. Maggiolini Salvatore. Maggiolini. Dunque, allora come abbiamo messo? Cioè, in quel periodo cedette la pompa di benzina? Allo stesso Maggiolini. Lo stesso Maggiolini e col ricavato 6 milioni acquistai un appartamento in via Antonio Marinuzzi. Via Gino Marinuzzi. Via Gino Marinuzzi. Con il mutuo, cioè metà in contante e metà col mutuo. 6 milioni di mutuo in quell'appartamento c'erano. E sempre col ricavato di questa macelleria. Lei ha acquistato poi la villetta? No, signor Presidente, io purtroppo, guardi, no purtroppo, io avevo lasciato a casa i soldi, il bar che ho venduto, circa 3 milioni e mezzo allora l'ho venduto. Che cosa l'ho venduto? Il bar, nel 1903. Ah, ecco, poi vendete. I miei risparmi li ho lasciati tutti a mia moglie che mi ha fatto trovare tutto per intero, perché dalla pompa di benzina tanto al mese ci si dava a mia moglie per vivere con mio figlio. E quelli che io ho lasciato ho trovato circa 5 milioni. Sì, avendo trovato, tornato dalla carcerazione, sì. 5 milioni di risparmio. Dalla vendita del bar. Sì, di risparmio e in parte provenienti dalla vendita del bar. Sì. Acquistai una villetta in... Non acquistai intanto 600 metri di terreno, allora 800.000 lire. Acquistai 650, mi pare, lei ha detto. Mi pare quindi... che 600-700.000 lire è costato, non di più. Sì, 650 metri quadrati, metri quadrati, naturalmente. Sì, sì, sì. Metri quadrati di terreno in... Contrada Villa Grazia di Palermo. Villa Grazia di Carini. No, di Palermo. Ah, Villa Grazia di Palermo. Ragazzi di Palermo, dove poi costruì... Faldetta, ecco, perché il Faldetta mi costruì in economia una villetta, una piccola dove villetta. Dove il Faldetta mi costruì in economia, Luigi Faldetta, mi costruì in economia una villetta. Sì. Quanto costò questa villetta? Ma allora, facendo il conto, signor Presidente, fra il terreno e le cose, ma non più di 5 milioni, signor Presidente, non credo. Complessivamente spesi circa 5 milioni. 5-6 milioni, non posso precisare con esattezza. Vabbè, circa abbiamo messo. No? Questo Faldetta, quando lei questo Faldetta, quando l'ha conosciuto? Io l'ho conosciuto da giovane, molto giovane. Il Faldetta lo conosci... Ma quando fai arriva? Se hai a Mondello o al La sua attività allora qual era quando le ha conosciuto il Faldetta? La sua attività? La sua attività. La mia? Sì. Io quando... Tanto per localizzare nel tempo. Scusa un attimo. Se... Sì. Non ti pensi pure quanto vuole? Ma parliamo io... 60... Non le chiedo 62, l'anno, lei 60. Che cosa faceva? Ma in guarda, no, io giovane lavoravo lì, avevo il 60, che cosa avevo? Il bar, avevo... questo periodo è stato, nel 60, dal 62, 62, questo periodo è stato. Intorno al 1960 conobbi il 60, Faldetta. 60-62, non so, in questo 60-62 periodo. 60-62 conobbi il Faldetta. Ma lo conobbe per motivi di lavoro? No, così, in occasione, adesso non ricordo se è a Mondello, se è al Politeama, non posso precisare con esattezza, Presidente. E lo conobbi non per motivi di lavoro, ma casualmente? Io per 10 anni, 15 anni, non so, ho fatto anche dello sport, perciò ne conoscevo gente a non finire, ragazze a non finire. Poi comprò lei questo appartamento in via Villafranca. Allora, nel 75, presidente, mi è morto il bambino. Io ero a Roma in questo periodo, non ero a Palermo. Sì. È morto il bambino. Mia moglie non volle lei più... Lei si trasferì a Roma nel 73? 70, inizio 70, prima 71-72 perché ho dovuto operare il bambino. Poi in aprile 70, quando mi hanno denunciato? Se aprile 73. 73? Me ne andai a Roma e sono rimasto lì, signor presidente. Io mi trasferì a Roma una prima volta dal 71 al 72. Sì. Con casa affittata a nome mio. In via...
per consentire l'operazione di un mio, del mio unico figlioletto, sì. Che allora quanti anni contava? Io? Quanti anni aveva questo ragazzo? Ma è nato nel 63, inizio 63. 10 anni. Cioè, 9-10 anni. E allora contava circa 9 anni. All'Istituto dell'Immacolata a Roma. E abitai in un appartamento preso in affitto in via? In via degli Aggiate, mi pare. In via sulla Cristoforo. Via? Accademia degli Aggiati, sì. In via Accademia degli Aggiati. In affitto, a nome mio. Successivamente, nel 1973, dopo essere tornato a Palermo, per breve tempo, ritornai a Roma. Perché denunziato? In quanto denunziato per associazione... Insomma, il processo Vitale, ogni modo. Per le preparazioni di Leonardo Vitale. In via Villafranca lei aveva acquistato un appartamento? Allora, noi, quando è morto il bambino, mia moglie non ci volle più abitare in via, per i ricordi che aveva, naturalmente. E così abbiamo deciso di vendere sia via Gino Marinuzzi, sia la villetta via Villa Grazia. E abbiamo venduto questi due appartamenti. Vendendo sia la villetta di Villa Grazia, sia l'appartamento di via Marinuzzi, ricavai la somma di lire? E se presente, allora... anche se abbiamo messo un po' meno negli atti, ma ad ogni modo penso che un 40 di milioni senz'altro, di più sì, meno no. Circa 40 milioni che reimpiegai nell'appartamento. In parte le ho impiegate là, signor Presidente. Che reimpiegai in parte 20 milioni nell'acquisto di un appartamento in via Villafranca. Non se non sbaglio, 20 milioni in contanti e il resto mutuo. Tutto sì, anche ancora se così ha detto 20 milioni in contanto. Credo, per l'acquisto di un appartamento. Le impiegai in parte. Per l'acquisto di un appartamento? In via Villafranca. In effetti lo pagai con 20 milioni in contanti. Con 20 milioni in contanti e il resto attraverso un mutuo bancario. Che ancora si pagano. Questo appartamento poi l'ha rivenduto, questo appartamento di Villafranca? No, ancora sì, sì, è sequestrato, ma è ancora il nostro. Sì. Allora, nel 1970, mi pare che l'abbiamo messo che si trasferì a Roma, è vero? Sì. Sì. A Roma lei conobbe questo Balducci? Io lo conoscevo dal 54. Ah, lo conosceva? Balducci, sì. A Roma... intrapresi un'attività di intermediatore. Mi volle agevolare perché lo conosco da 50 anni. Intermediatore nelle vendite di immobili. Insieme con tale Balducci. Sì. Che io conoscevo già dal 1954. Come l'aveva conosciuto? Quando io sono stato arrestato per quel tentato, diciamo, quel ferimento, tentato omicidio di Scaletta, in infermeria, che io soffrivo un po' di gastrite allora, in infermeria ho conosciuto questo ragazzo che dormiva proprio accanto al mio lettino. Dunque, che avevo conosciuto nel 1954 nel carcere del Luciardone. Del Luciardone, sì. E precisamente nel carcere del Luciardone e precisamente nell'infermeria. 54 è stato, sì. Sì, già l'abbiamo visto. Quest'ultimo prestava denaro ad interesse. Adesso lo posso dimostrare, forse un mese fa non lo potevo dimostrare. Vabbè. Prestava denaro ad interesse e io impiegai i miei risparmi nella sua attività.
Vogliamo precisare la misura dell'interesse. 5 milioni li ho dati nel 74, i miei risparmi lì avevo guadagnato 5 milioni a Roma, li avevo dati a lui personalmente. Nella misura di lire 5 milioni. E poi ho saputo che dava questi soldi, li dava al 10% al mese, che io non sapevo. Nella misura di lire 5 milioni. Nel 1975 conobbi un antiquario. Perdoni, a me interessava che venisse verbalizzato che questo denaro veniva dato con l'interesse del 10%. Seppi poi che il Balducci. Quando poi incassare? Lo prestava denaro con l'interesse del 10%. Qual era l'interesse che poi. 10% al mese. Presidente. Eh? E quindi la misura di questo interesse che veniva, penso, erogata. A lei quanto veniva poi da questa. Il 10% al mese. Quando che utilità traeva lei? Ma guardi, io ancora i conti forse avrei dovuto fare ancora, perché io ho acquistato l'appartamento della via Aurelia con i soldi che lui mi ha dato, che ho chiesto dei soldi e lui me li ha dati. Mi ha comprato il terreno di Tuscania. E conti che ancora noi. Questo appartamento di Aurelia è da tempo che volevo chiederle, quanto è costato? È costato. Se presente, io c'ho un atto, c'è stato un atto di. C'è stato un mutuo di 40, o 30 o 35 milioni. E la rimanenza in contante, non so quanto. E cioè in totale? Se presente, non ma grosso modo non me lo sa dire, si ricorda. Io ricordo 70 milioni, è stato in tutto. Con il mutuo e la. E la contante. Sì. E Faldetta ricorda una cifra diversa, ma c'è già nel verbale dell'interrogatorio istruttorio questa discrezione. Sì. Presidente, scusi, per completare questo aspetto della gestione di questi risparmi, poiché Balducci è stata uccisa a Roma nell'81, sostanzialmente, se ho ben capito, questi conteggi non sono mai stati fatti finali. No. Balducci purtroppo è stato ucciso nel 1981 a Roma, come lei sa benissimo. E allora questi conteggi poi con chi li ha fatti? No, sono rimasti così in aria, signor Presidente. Allora diciamo che. Sono rimasti in aria. Aspettate un momento, perché dunque che cosa abbiamo per verbalità? Poi non so. E poi che il Balducci se io dovevo dare, se me ne doveva dare, 10%. No, prego. Dunque il. Seppi poi che il Balducci prestava denaro con l'interesse del 10%. Mi stai dicendo mensile, è vero, mensile? Sì. Mensile, sì, mensile. Sì, io non l'ho mai saputo. A domanda del pubblico ministero. Questo si è saputo adesso, signor Presidente, che. Se davano questi soldi al 10% al mese, perché non lo sconoscevo. Io non capivo questo, com'è che lei non lo sapesse? Ora si è capito, perché i conti non li avete mai fatti, ma io prima non lo capivo, come quello presta al 10% e quanto gli dà? Cioè niente, come niente? Adesso si è capito. Io l'ho lasciato così. Cosa ne ha ricavato? Sì. Intanto ne ho ricavato l'appartamento. Non so quale fosse la percentuale dei miei guadagni in ordine a tale attività. A parte che io guadagnavo per conto mio poi. Però posso dire che acquistai l'appartamento di via Aurelia in parte in contanti. Sì. In parte in contanti. Per circa 40 milioni, mi pare che sia stato. 40 e più il mutuo, è in contante, sì, 40 e più. 30 milioni. Più 30 milioni col mutuo bancario. Nel 1975 conobbi un antiquario romano. Me lo ha fatto conoscere Balducci, me l'ha presentato Balducci. La società me l'ha fatta fare Balducci, sempre sì. Questo Domenico Balducci. Tramite sempre il Balducci. Balducci, sì. Col quale stipulai una società. Per attività proprio connessa con l'antiquariato, insomma, di vendita sì. di oggetti d'antiquariato. Di mobili di antiquariato, solo mobili. Di mobili. L'antiquario romano con quale stipulai una società per la vendita di
mobili di antiquariato. Di costui non intendo fare il nome. Però spero in quanto che... trattasi di una persona anziana, circa 70 anni mi pare, vero? Sì, sì. Circa 70 anni. Però sarei ben felice che egli spontaneamente venisse a testimoniare in mio favore. Quando la questa è tenuta a Viterbo? 1981 mi pare, sì. Se non ricordo. Nel 1981 acquistai... C'è una denuncia alla questura di Viterbo, di Tuscania, sì, proprio Tuscania. Il giorno in cui... Noi nel acquistato. 1981 acquistai in Tuscania una tenuta di 25 ettari. Quanto le costò? Ma se io mi diceva Balducci che è costata 250, 230 milioni, cosa di questo genere, 250, su per giù. E ciò tramite il Balducci. 250. Ma di modo c'è. Che mi disse che essa era costata sui 230-250 milioni. In effetti senza l'appartamento. Sì, però lui l'ha comprato con una permuta, con degli appartamenti, credo. Questo che io non lo sapevo, l'ho saputo. Sì, l'ho saputo un attimo, sì. In realtà seppi poi che il Balducci aveva stipulato una permuta. Sì. Questo è quello che ha dichiarato chi l'ha venduto. Che m'ha detto. Una permuta del terreno con appartamenti di sua proprietà. Successivamente ho venduto l'appartamento di via Aurelia. Via Aurelia. No, successivamente, il periodo è sempre quello, signor Presidente. Successivamente inizio, nello stesso inizio periodo, 81. O nello stesso periodo ho venduto l'appartamento di via Aurelia. Questo appartamento di via Aurelia l'ha venduto per un prezzo superiore a quello che aveva comprato. 90 milioni, ricordo. Sulle 90 milioni. Sì. Per il prezzo di lire 90 milioni. Cioè, calcolando, signor Presidente, calcolando il mutuo, lasciandogli il mutuo e il resto contante. Cioè, nell'assieme... 90 più mutuo, 90 compreso. No. Mutuo. 90 calcolando complessivamente? Sì. Cioè, per il prezzo complessivo allora possiamo mettere di circa 90 milioni. Un po' svenduto, perché avevo interesse di venderlo. La tenuta di Tuscania... fui costretta a cederla al vecchio proprietario. Però questo è un po' strano, perché se veniva esercitata la prelazione, sì. La prelazione si esercita nei confronti dell'atto di acquisto, rendendo inopponibile l'atto di acquisto e quindi nei suoi confronti. Sì, ma guardi, quando io ricordo perfettamente quando si è fatto... io non c'ero presente, ma ad ogni modo quando si è fatto prima abbiamo fatto un compromesso, c'erano i parecchi proprietari a giro del terreno, insomma due o tre proprietari. Si dovevano essere informati. Sì. Forse mancava questo, forse lui credeva che questo qui magari... O magari avevamo fatto la proposta prima. Sì, ma non prima. Capisco, ritornando al proprietario, praticamente come avete messo nel nulla... E lui cosa ha fatto? Io avevo interesse di cederla perché non volevo fare più l'allevatore, anzi avevo intenzione di acquistare un'altra villetta per uso magari comprare un'altra proprietà. Non necessario questo, sfruttare... lo strano è che il terreno poi è tornato allo stesso proprietario, sì, perché se era esercitata la prelazione, a meno che non ci fosse... No, io dico io, lo spiego subito, signor Presidente, perché io ho fatto delle non modifiche, ho speso qualcosa di soldi in più per un pozzo d'acqua, per
ho fatto delle migliorie, delle migliorie. Allora, quello cosa mi diceva? Beh, me la riprendo nuovamente, il torto è mio, me la riprendo io, anche perché questo qui era il presidente della squadra di Tuscania, è forse attualmente il presidente della squadra, e gli interessava riprendersi questa proprietà per questo motivo. E allora lui cosa pensava? Ora, con le fatture di questi lavori, vediamo un po' se ha interesse ancora a riprendersi la proprietà. E difatti forse ci è riuscito, ci è rimasta la proprietà, credo che ci sia rimasta ancora la proprietà. Ma insomma, questa appellazione era stata soltanto minacciata? No, attraverso il tribunale. Produrremo tutta la documentazione. C'è tutta una documentazione. E restituire lo stesso proprietario per la prelazione fatta valere da proprietari vicignori. Comunque davanti il diritto, perché e lui ha presentato a Roma tutta la documentazione, sia la denuncia in questura di quel periodo. Naturalmente le fu restituita la somma che lei aveva in parte liquido, in parte cambiale. In parte il liquido e in parte in cambiale mi fu restituita la somma che avevo sborsata, cioè oppure maggiore, perché lei aveva fatto delle migliorie. Credo sia stato 280 milioni mi ha restituito, sempre. Complessivamente lire 280 milioni. 280? 280? Beh, all'incirca, adesso con esattezza manca qualche cosa. 280. Acquistai? Complessiva, scusa. Complessivamente lire 280 milioni. Questo fatto è successo all'inizio dell'83, signor Presidente. Sì. Via della Carrozza l'ha acquistato lei in che anno? Alla fine dell'83. Sì. Alla fine dell'83, e cioè nello stesso periodo, nello stesso anno, acquistai un appartamento in via delle Carrozze. Col ricavato di questi soldi? Col ricavato di cui ho detto. Il Guido Circola, lei quando l'aveva conosciuto? Nel 78 a Porto Rotondo, presentatomi da Balducci. Insomma, questo Balducci proprio era un mezzo di comunicazione. Io non conosce, non ho mai conosciuto. Era una persona io, che l'unica, l'unica persona che ho conosciuto a Roma è Balducci. E la pregavo sempre di non mi fare conoscere persone, anche perché io ero latitante. Ecco perché io non ho conosciuto mai un romano e nessuno mi conosceva a Roma. Solo dedicazione di Buscetta hanno detto che io mi chiamavo Mario e vivevo a Roma. Ma mai nessuno mi ha conosciuto. A Porto Rotondo mi conoscevano per Mario, un villeggiante che villeggiavo nel mese di agosto. Quindi lei il Cecco lo conobbe a Porto Rotondo? Sì. Porto Rotondo. Nel 1900? 78, così. Sì. Nel 1978 avevo conosciuto a Porto Rotondo. E poi ci incontravamo a Roma, ogni tanto. Tale Cercola. Io lo rivedevo sempre, signor Presidente, scusi. Quando... Che dice? Lo rivedevo ogni anno lì in Sardegna, perché lui lì aveva pure casa in Sardegna. Sì, questa società Gemelli Primo sì. Era quella che aveva acquistato l'appartamento, cioè, di Via delle Carrozze. Quindi non è che lei l'acquistò personalmente Via delle Carrozze, ma come società. Io ho chiesto il favore, perché una volta che è morto Balducci io non sapevo a chi rivolgermi per un favore. E allora, avendo conosciuto Cercola. Un ragazzo incensurato, almeno per quello che era... un ragazzo, un bravo ragazzo, per me un bravo ragazzo, ho chiesto il favore a lui e lui mi ha detto di sì. E così lui ha costituito. La società esisteva già? Non lo so questo, signor Presidente. L'ha costituito soltanto questo per... non lo so, se c'era, se l'ha costituito in quel periodo, non lo so. Dunque, avendo conosciuto Cercola, gli chiesi il favore... Favore di quale favore? Di acquistare per suo conto? Cioè, se sì, mi poteva, trovava una persona a cui si intestasse, l'appartamento. Di trovare un intestatario dell'appartamento di Via delle Carrozze, di cui ho detto. Anche facendoci un regalo, facendoci un... Sì. No? Di cui ho detto.
Il CECO la costituì una società, Gemelli Primo. Se c'era, l'ha costituito in quello periodo, non lo so, signor Presidente. Ovvero... scusi un attimo. Sì. È andato in via delle Carrozze. Eh? Sono fermo in via delle Carrozze. Sì. E quindi il Cercola o costituì all'uopo una società denominata Gemelli Primo, ovvero si avvalse di tale società già esistente, e sta di fatto che appartamento di via delle Carrozze fu intestato alla predetta società. Invece l'appartamento di via Tito Livio lei l'acquistò con i guadagni derivanti... No, mi scusi, io ho venduto, appunto gli spiegavo un momento fa, gli ho spiegato questo, che dato non potendo più stare in via delle Carrozze per il mandato di cattura che il signor Buscetta mi ha fatto spiccare, allora dovevo andarmene da lì perché ero conosciuto, così io pregai questo non vecchio potendo mio... Non potendo più abitare in via delle Carrozze per essere stato colpito dal mandato di cattura per i fatti di cui è processo. Un mandato di cattura pubblicizzato. Pubblicizzato è come, no? Fotografie, cose nei giornali, lì non c'è un macello. Invece questa pubblicità io non la volevo. Vabbè. Dico, lasciamo, intanto dico, non potendo stare più in via delle Carrozze, lei chiese all'antiquario, a questo antiquario, sì. E lui che l'ha... L'ha acquistato lui. Cioè mi ha dato i soldi dell'appartamento. Chiese all'antiquario romano di cui ho detto, che acquistasse per mio conto. No, se lo acquistasse lui l'appartamento. Per mio conto significa perché nel mio sapevo interesse. Che lui cercava un appartamento. Non era per il suo interesse, scusa. No, io dovevo venderlo perché avevo bisogno dei soldi, signor Presidente. Avevo bisogno di che acquistasse. No, io parlavo dell'acquisto di via Tito Livio. Appunto, io dopo aver venduto questo appartamento. Allora che se acquistasse lui l'appartamento di via delle Carrozze. Io già avevo dato. Vabbè, lei ha parlato a lungo, io non posso. Sì, certo, infatti, le avevo premesso, se io incorro in qualche inesattezza. Per carità. Vabbè, allora sostanzialmente. Che acquistasse lui, mettiamo, l'appartamento di via delle Carrozze. Che è Piazza di Spagna. Sì, da permettermi. Di comprare altro appartamento. Questo appartamento di via Tito Livio, lei come l'ha comprato? A nome di chi? Sempre, a questo punto ne parlo nuovamente a Cercola, perché una volta che lui mi aveva fatto il favore, ne riparlo a Cercola. E lui si è interessato nuovamente. Ma credo chi l'ha acquistato questo appartamento di Tito Livio? Lui si è interessato per l'acquisto, non so chi l'ha trattato. Ma... Io mai stato nel... Però è strano, sono cose che riguardavano lei. Sì, ma io sono latitante, signor Presidente, come dove vado? Sì, ma comunque col Cercola aveva rapporti, bene o male, magari per telefono, non lo so. No, rapporti solo così. Come comunicava col Cercola? Lui ogni tanto si faceva vedere da me. Ah, quindi veniva, insomma, da lei. Ogni mese. Praticamente lei non gli chiedeva scusi, ma come, no, scusa tu, come l'acquisti questo appartamento? Perché poi queste cose... Capisco che c'è questo fiduciario è previsto fin dal diritto romano, però insomma... Presidente, no, purtroppo... Lei aveva fiducia in questa gente. Sì. Certo. Allora, avendo l'antiquario accondisceso, io pregai il Cercola di procurarmi altro appartamento. Presidente, mi scusi. No? Altra zona. Sì. Volevo dire questo. Sì. Quando ho detto se c'è qualche cosa che non va, lei me lo dice. Poi se deve aggiungere qualche altra cosa, poi l'aggiunge. Finire, perché altrimenti non ve parleremo mai. Mi scusi. Dunque, il altro appartamento che egli trovò in via Tito Livio. Tito Livio, sì. Che è stato pagato in parte, perché si doveva definire di pagare.
che fu pagato solo in parte. E che poi? Non so a chi esso sia stato intestato, cioè, eppure avendo avuto saltuari rapporti col Cercola. È stata intestata una società, società Ilva. IVA, società IVA. Ha costituito un'altra società, IVA, o costituito, oppure c'era, non lo so, IVA. Ma comunque è intestata questa società qua. Con allora lei lo sapeva, che... e questo io pensavo che forse non lo sanno. Forse ho capito male io. Ah, vabbè, allora, che lei mi dicesse, signor Presidente, se io l'avevo andato a trattare l'appartamento. Io le ho chiesto a chi è stato intestato. Allora, una società IVA. Come io sapevo che c'era una società, ma io naturalmente le faccio le domande e verbalizzo quello che dice lei. Poi semmai... giusta osservazione. Come abbiamo messo? Avevamo messo che non sapeva chi era stato intestato l'appartamento. Ecco, chiarisco però che in effetti io ero a conoscenza che l'intestataria era una società. Ci abitavo, c'era scritto anche nel non so se è costituita all'uopo o già esistente. Era una società, non so se costituita all'uopo o già esistente. Lei poi mi pare appunto, che... Mi scusi, signor Presidente, volevo dire questo. Come io mi sono aggrappato nel 73 a Balducci per essere aiutato, così è successo con Cercola, lo stesso fatto. Non avendo a chi rivolgermi, mi sono rivolto a Cercola. Sì. E dovevo stare in fiducia... Mi sono rivolto al Cercola in quanto... Era necessario per me. Io ho capito una cosa, Presidente, scusi, sì. Per evitare poi il rapporto di compravendita con l'antiquario, l'avete l'oggetto, l'appartamento di Via Le Carrozze si è perfezionato, cioè il prezzo è stato versato? Sì, così 280 milioni. È stato pagato? Sì. Sì, l'ha detto. Ha fatto un discorso diverso sul rapporto con quest'antiquario. Sono debitore di 280 milioni di un appartamento, non l'avevo... Sì. No, però poi mi pare che sia stato anche verbalizzato. L'ho fatto una dichiarazione, l'ho fatta pure al giudice istruttore, proprio sì. Non è che... Sì, sì, c'è già un precedente istruttorio su questo punto. Presidente, quindi mi sono rivolto al Cercola. Mi sono rivolto al Cercola in quanto era una delle poche persone che io conoscevo a Roma, insieme col Balducci. E quindi di lui... Era una delle poche persone che conoscevo a Roma insieme col Balducci e quindi di lui, che peraltro ritengo una brava persona, dovevo necessariamente fidarmi per la mia condizione di latitante. Faccio presente che io continuavo a vivere comodamente sia per gli introiti della società con l'antiquario, sì, sia per i proventi della macelleria in Palermo. Che è stata in attività fino a poco tempo fino a pochi mesi fa. Sia per i proventi della macelleria che è stata in attività fino a poco tempo, fino a pochi mesi fa. Sicché potei acquistare a Termini Imerese alcuni spezzoni di terreno con magazzino. Con un magazzino in mezzo. Un magazzino per complessivi 10.000 metri era quadri. Una stalla più che una stalla. Era. Prima ho detto magazzino. Un casale vecchio, un rustico. Abbiamo detto magazzino, veramente. Un rustico. Forse nell'interrogatorio giudiziale ha detto, ma qui al Dipartimento ha detto magazzino. Comunque, un magazzino casale. Più precisamente si trattava. Sì.
per circa 10.000 metri quadrati complessivi. Forse di più, non lo so, non lo so dire. Per circa, mettiamo circa, insomma, se non c'è un divario. No, non lo so precisare in questo momento. Questo l'ha fatto, questo acquisto, in che anno? 82, credo. Ciò nel 1982. Essendo mia intenzione. Ci sono contratti, se mi sbaglio, signor Presidente, ci sono dei contratti. Peraltro, tutto ciò emergerà dalla documentazione che sarà prodotta. Volevo precisare una cosa. Che io, non so se posso... Dal 63 al 68 io ero in carcere. Nel 68 mi danno 5 anni di sorveglianza e io la mattina uscivo di casa e rientravo la sera. Dove abitavo io era proprio vicino al negozio, in via Girominuzzo, via Palmerino, sono a pochi passi. Chiudevo alle 7:30 e andavo a casa alle 7:30. Mentre ero sorvegliato mi spiccano nuovamente il mandato di cattura di Vitale e vado a Roma. Da lì sono rimasto fino a quando mi hanno arrestato, signor Presidente. Sono venuto 2-3 volte a Palermo per cose familiari. Questo lo voglio precisare. Dunque, lei vuole precisare che dal 63 al 68 lei ha avuto... Non ero in giro, non c'era il carcere. Era detenuto. Dal 68... Dunque, sono stato detenuto dal 1963 al 1968. Subito dopo uscito mi diedero 5 anni di sorveglianza speciale. Subito dopo fui sottoposto a 5 anni di sorveglianza speciale. 71-72 ero a Roma. Questo l'abbiamo già precisato. No, anche per dire che io a Palermo che manco, sì. Non lo so, nel 71-72, come hai già detto... Ho abitato a Roma. Fino al mio arresto, al mio ultimo arresto. Dal 73 fino all'epoca del mio arresto, ultimo arresto. A Roma. Ho sempre abitato a Roma. A Roma non mi sono associato con nessuno perché sono stato assolto con formula pena di questa associazione che mi hanno dato a Roma. Io non so di che cosa... Sono venuto a Palermo poche volte... Scusi se lei ha finito, San Vito, se le ha finito. Sono venuto a Palermo soltanto poche volte e non mi sono mai associato con nessuno. Dall'associazione per delinquere a Roma sono stato assolto, come ho già detto. Che facciamo questa... L'interrogatorio mi pare per che... completare questo aspetto della No, ma io penso anche all'avvenire, cioè se dobbiamo continuare l'interrogatorio, tanto vale fare la sospensione adesso e poi riprenderlo. Se lei ritiene di porre molte domande, io personalmente ne ho pochissime, una o due, e non so se i difensori ne hanno. No, allora se possiamo concludere qui... Per me, brevissimamente. Sì, io non posso prevedere domande che possono essere... No, io desideravo soltanto per completare questo percorso. Vabbè, allora possiamo ultimare l'udienza entro orari. Sì. Dico, a parte il fatto che da quello che abbiamo verbalizzato bisognerebbe augurarsi che ognuno avesse un balducci nella vita. Purtroppo non capita a tutti averlo. Ma dico, tolta questa che vuole essere un'osservazione molto a margine. E volevo sapere se l'imputato aveva mai avuto rapporti o comunque conosciuto a Roma Danilo Sbarra. Sì. Il pubblico ministero vorrebbe sapere se lei ha conosciuto a Roma Danilo Sbarra. No, signor Presidente. Sì. E questo è appunto dal processo di Roma. Non risulta nessuna amicizia, nessun rapporto. Ma non ho mai conosciuto né quindi ho avuto rapporti con tale Danilo Sbarra. Un'ultima cosa, Presidente, che ha così colpito l'attenzione di questo pubblico ministero. Desidererei avere confermato all'imputato se risponde a verità a proposito della perquisizione effettuata al momento del suo arresto nella sua abitazione, che egli fosse uso a notare le utenze telefoniche nell'agenda ricorrendo a un codice. Ovviamente se in caso affermativo, per quale ragione? Ecco, lei può rispondere alla domanda, vorremmo sapere se lei nella sua agenda annotava dei numeri telefonici, però seguendo un codice. La ragione era questa, signor Presidente, essendo io latitante, siccome questi numeri di telefono sono di qualche mio conoscente oppure mio parente, io non volevo che se mi arrestassero
si riuscirebbe, se si riusciva a identificare i numeri di telefono. Allora io a identificare i numeri di telefono, sì. Ora, io che cosa ho fatto? Ho preso 10 lettere di un giornale, di una... Le persone con cui avevo conversazioni o comunicazioni, con cui avevo comunicazioni telefoniche, in quanto essendo latitante nell'ipotesi di mia cattura non desideravo che esse venissero coinvolte in alcun modo. Il codice è semplice per vedere se il lavoro della polizia giudiziaria e quindi la ricostruzione di questi numeri può avvenire esattamente. Ci vuole indicare la chiave del codice, se c'è una chiave. Sì, c'è una chiave, come li annotava? No, non c'è chiave, sono lettere prese così dal giornale. Allora la polizia ha sbagliato, perché la polizia indica una chiave che sarebbe lunga morte, ma evidentemente non è questo. Non lo so. Se poi è risultata questa, non lo so. Non c'era una chiave, ma lei no. Come si regolava lei? Non ho capito. Facevo 10 lettere, signor Presidente, e io stesso decidevo, la A la facevo numero 1, la E la facevo numero 2. Insomma, ma questo... sempre la stessa... Poi quando dovevo fare una telefonata qui a mio paracchi... Dico, ma la stessa lettera corrispondeva allo stesso numero? Sì. Quindi una chiave c'era. Ma non c'era una parola definita per me. Dunque, l'hanno definita loro, non lo so. Trascrivevo i numeri con lettere, assegnando a ciascuna lettera il valore di un numero, sempre il medesimo. Il valore? Assegnando a ciascuna lettera il valore di un numero, sempre il medesimo. La chiave individuata dalla polizia, che sarebbe lunga notte, tra virgolette, lunga notte. Questo hanno detto. Lunga morte. Morte, sì, sì. Morte, lunga morte. Lunga morte non corrisponde alla realtà. Va bene? Per me no, per io, no. Io no, non per lei, per lei questa chiave non la sconosco, questa chiave. Se l'aveva lei annotato questo rapporto oppure lo teneva a mente così? Per esempio, A potrebbe corrispondere a uno. Io avevo, insomma, me lo segnavo. Dovevo fare la telefonata me li sviluppavo i numeri. Sì, cioè, avevo un foglietto in un foglietto a parte, non era nell'agenda. No, in un foglietto a parte avevo segnato la corrispondenza dei numeri con le lettere. Va bene? Che poi un foglietto a parte avevo segnato la corrispondenza dei numeri con le lettere. Che poi sviluppavo. Che poi naturalmente seguiva. Cioè, se dovevo fare la interpretava, ecco. Ma questo mi pare chiaro. Dunque, allora, se non ci sono altre domande. Partecipini mi pare che non voglio la domanda domani, avvocato Verina. Sì, signor Presidente, prima desidero che venga chiesto al Calò se ha mai avuto installate nelle varie case un'utenza telefonica. Ecco, ha avuto mai un telefono lei, no, un'utenza telefonica? No. Nelle varie case che lei ha avuto, che ha abitato, non ha mai avuto un telefono. Non ho mai avuto un telefono nelle varie abitazioni che ho abitato. Ma questo per quanto riguarda l'abitazione di Roma o per quanto riguarda anche quella di Palermo? Ma neanche quella di Palermo. Né a Palermo né a Roma? Niente. Mai. Mai. Né adesso, a Palermo né a Roma. Adesso sì, perché per necessità. Adesso c'è... Io sono qua. C'è un'utenza. La seconda domanda è questa. Nel complesso e approssimativamente, quali somme ha ricevuto o quali beni immobili ha ricevuto dal Balducci? Dal Balducci, lei complessivamente dei suoi beni immobili, quali sono riferibili all'attività che lei ha avuto col Balducci? Questo mi pare che si debba dire, no? Sì, sì. Scusi, la domanda non ho capito. La domanda è questa. Dall'attività col Balducci, quanto ha ricavato e quali immobili sono riferibili ai proventi di questa attività? Più o meno quanto ho guadagnato con Balducci. Sì. E quindi l'avvocato dovrebbe sapere anche ma circa 300 milioni. Quanto? 300 milioni.
Circa. Dall'attività col Balducci ho ricavato circa 300 milioni. Questo senza avere chiuso i conti che non avete mai chiuso? Anche di più. Senza avere chiuso senza i conti che non avete mai chiuso? Senza avere chiuso. Ma penso di sì, sì. Però, se su per giù quella era la cifra, perché se no penso che me l'avrebbe dati, se no. Sì, però da un certo momento in poi è stata un'impossibilità di farlo perché hanno ammazzato. Io già avevo già preso, avevo preso già i soldi, ma avevo comprato il terreno, perciò penso che e lì era... Su per giù lì è la cifra. Signor. Avvocato Reina, continua. La terza domanda, ho finito. Sì. Salve le esigenze del confronto con Buscetta, vorrei che il Calò chiarisse alla Corte perché non ha risposto alle accuse del Buscetta. Perché non ha risposto? Perché c'è una ragione particolare. Ah, in questa sede dicevo sì, anche sì, sì. C'è una ragione lei particolare. Lei si è riservato... Per quale motivo? C'è una ragione particolare di rispondere quando verrà Buscetta? Sì, perché una volta che io chiarisco qualcosa con lei, signor Presidente, viene pubblicato nel giornale, lui potrebbe leggerla e poi aggiustasse le cose come vuole lui crede. Dunque, mi sono riservato di rispondere, mi sono riservato di ulteriori argomentazioni e difese. Al momento in cui Buscetta sarà in aula, perché altrimenti attraverso i mass media, possiamo consentire questa breve comprensiva, ma anche, non l'ha anche, detto l'imputato, ma insomma... È anche verbale, signor Presidente, è un coimputato e sì, ha diritto ad accedere ai verbali. E la pubblicità comunque del processo, egli si troverebbe in vantaggio nei miei confronti. Perché su alcuni punti lo smentirò documentalmente. Vabbè, mi pare che questo sia sufficiente. Allora, l'udienza è tolta e rinviata a mercoledì. Posso? Sì, l'imputato può essere accompagnato.